Licenziato il bilancio in commissione. Dibattito sulla finanziaria. Delegazione dei presidenti delle province. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 28 gennaio, il Consiglio regionale ha ricordato Fernando Vera, consigliere nelle prime legislature, scomparso il 5 dicembre scorso a Torino all'età di 84 anni, e ha osservato un minuto di silenzio in ricordo della Shoah. L'Assemblea ha poi svolto un ampio dibattito sul disegno di legge finanziaria per il 2014. In primo piano. La prima commissione del Consiglio regionale ha licenziato a maggioranza e con emendamenti il bilancio di previsione per il 2014. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. Il documento è ora all'esame dell'Assemblea legislativa. Fra le principali criticità emerse, l'ammontare degli stanziamenti per le politiche socioassistenziali. Il Consiglio regionale, nella seduta del 28 gennaio, ha svolto un acceso dibattito sul disegno di legge finanziaria per il 2014. Numerosi gli interventi della maggioranza e delle opposizioni sulle materie ritenute indifferibili e urgenti. Durante una pausa dei lavori, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di convocare il Consiglio il 30 e il 31 gennaio per proseguire l'esame della manovra finanziaria. Anche se in un momento particolarmente difficile per la politica in generale e per la politica piemontese, ma il senso di responsabilità prevale sulle questioni che tutti i cittadini conoscono. È proprio per questo motivo che si è voluto dare un senso compiuto alla finanziaria, venendo incontro alle esigenze dei più deboli, di chi aveva maggiori difficoltà. Questo è il senso di responsabilità che vuole la politica di oggi. È una finanziaria figlia della sentenza del TAR, ma è soprattutto una finanziaria che segna il fallimento della politica della Giunta Cotta. Emblematica la vicenda delle federazioni. Il personale in un primo tempo assegnato alle federazioni oggi torna agli enti di appartenenza. Vennero enfatizzate le federazioni, oggi vengono cancellate dalla politica di questa regione. È una finanziaria che contiene una norma positiva, quella che riguarda alcune prime norme di contrasto alle sale da gioco, un modo per impedire che appunto dilaghi in Piemonte questo fenomeno e la regione introduca norme di contrasto. Spero che la Giunta non le cancelli. L'ufficio di presidenza e i capigruppo hanno ricevuto una delegazione dei presidenti delle province piemontesi. L'incontro è stato incentrato sulla determinazione dei trasferimenti regionali alle province in sede di formazione della legge regionale finanziaria e di bilancio per l'anno 2014, con la presentazione di alcuni emendamenti da parte degli enti locali.